Rigo con Mattia Sangalli al termine di Vicenza 3-0. Come ci? Allora, si è interrotta la striscia positiva con qualche rammarico, direi, anche pensando a come poteva cambiare forse questa partita se avessimo sfruttato l'occasione. Sì, sicuramente siamo partiti in maniera magari un pochino contratta, o meglio, i primi 7-8 minuti abbiamo avuto 2-3 occasioni per passare subito in vantaggio, e se lì fossimo passati in vantaggio magari sarebbe stata una paria diversa, però coi sé e coi ma non si va da nessuna parte, nel calcio vince chi la butta dentro. Bisogna fare complimenti al Vicenza perché sia Della Morte che Ronaldo hanno tirato fuori due gol importanti, soprattutto quello di Ronaldo, insomma è un euro gol, stop di petto e tira al volo, prima solo che fatti i complimenti. Noi abbiamo cercato di fare la nostra partita, quella che avevamo preparato. Magari nel primo tempo siamo riusciti a trovare sì qualche giocata, ma non in maniera frequente come poi abbiamo fatto nel secondo tempo, come abbiamo sviluppato il gioco nel secondo tempo, e abbiamo avuto le occasioni per portare a casa, per riaprire la partita, non le abbiamo sfruttate. E dai, adesso ci rimane l'ultima partita, appena visto la classifica siamo al 10° posto e dobbiamo far di tutto, caricare le energie, e dobbiamo far di tutto per mantenerlo. Ecco, detto, vi siete detti, almeno se vi eravate bambini, siamo ancora padroni del nostro destino, questa forse è una cosa importante, bisognerà vincere, però quindi diventa una finale molto... Assolutamente. Allora, l'anno scorso a questo punto non eravamo padroni del nostro destino per salvarci, perché dovevamo vincere e sperare che gli altri non vincessero, così è successo. Quest'anno siamo salvi già da settimana scorsa e abbiamo la possibilità di raggiungere questo sogno, che sono i playoff, che prima dell'arrivo del mister erano abbastanza insperati. Siamo dentro e dobbiamo fare di tutto per rimanerci, dobbiamo ricaricare le energie, come ho detto prima, e far di tutto per portare a casa i 3 punti. Come ha detto lei, comunque siamo padroni del nostro destino, quindi tutto è nelle nostre mani e faremo di tutto per vincere domenica al Bremasco davanti ai nostri tifosi. È stata una partita anche abbastanza nervosa. Credi che, insomma, giocare di fronte a questo pubblico, per chi non è abituato, possa avere un certo peso, si sente un tempo la pressione, palcoscenico? Ma io credo che comunque siamo giocatori professionisti. Lavoriamo per giocare questo tipo di partite. Ovviamente a noi fa più piacere quando ci sono 8-9 mila persone allo stadio che 1000 o 2000, quindi secondo me è bello giocare questo tipo di partite. Sì, è stata una gara nervosa, comunque ci sono stati tanti tanti contrasti in mezzo al campo, poi comunque questo è il calcio, alcune volte i contrasti si vincono, altre volte fischia l'arbitro. Magari da un punto di vista di intensità e di fisicità, vabbè, il Vicenza è una squadra che da un punto di vista fisico c'è, è presente, il primo tempo forse è stata un pelino superiore a noi, il secondo tempo secondo me siamo riusciti a pareggiare questa fisicità e si è visto anche in campo, ecco, diciamo. Magari qualche contrasto, secondo me è stato fischiato qualche fallo di troppo, però l'arbitro ha preso le sue scelte, ecco. E fin da quell'anno scorso 2-0, nella nostra storia non abbiamo mai vinto almeno. Però questa volta, insomma, c'era la sensazione che potesse venire fuori qualcosa di positivo rispetto a quello dell'anno scorso. Sembrava una squadra più consapevole delle sue possibilità, dei suoi mezzi. Invece siamo stati respinti anche stavolta. Sì. Cosa è mancato, secondo te, oltre a magari un pizzico di fortuna di inizio? Allora, cosa la squadra è venuta meno rispetto alla partita? Il risultato è uguale a quello dell'anno scorso, ma secondo me la prestazione è molto differente. L'anno scorso mi ricordo un primo tempo quasi da impauriti, dove non siamo mai riusciti ad andare nella loro metà campo, imporre il nostro gioco, non avere occasioni, mentre oggi anche il primo tempo le nostre occasioni le abbiamo avute, quindi questa prova ci deve dare la consapevolezza che siamo una squadra forte, che se la può giocare, perché se oggi avessimo sfruttato appieno tutte le occasioni che abbiamo avuto, 2 minimo gol li avremmo fatti. Quindi diciamo, le pari le vinci se la butti dentro, loro l'hanno buttata dentro con 2 euro gol, quindi facendo il paragone rispetto all'anno scorso, a me la prova è stata fatta con più personalità, più coraggio, più convinzione, e adesso dobbiamo fare tutto per entrare nei playoff, giocarli e magari tornare ugualmente e battere la storia, ecco.